La Chiesa Ortodossa d'Egitto è una chiesa apostolica fondata da uno dei quattro evangelisti, da San Marco. San Marco africano di Cirene, della Pentapoli di Libia, arriva a Gerusalemme proprio negli anni in cui Gesù predicava. La famiglia dell'Apostolo Marco si trasferì a Gerusalemme proprio nel periodo della predicazione di Gesù. Egli mise la sua casa a disposizione di Gesù, la stessa casa in cui Gesù fece l'ultima cena, istituì l'Eucaristia. Dopo la morte di Gesù, nella stessa casa lo Spirito Santo scese sopra Santa Vergine Maria e gli Apostoli, riuniti insieme a pregare. Dopo la morte di Gesù, l'Evangelista Marco iniziò la sua missione di far conoscere Gesù accompagnando gli apostoli. Fu con Pietro a Gerusalemme, andò con Paolo e Barnaba ad Antiochia, andò a Roma, andò a Venezia, andò in Africa nella sua Pentapoli e finalmente arrivò in Egitto intorno agli anni 60. Quando l'Apostolo Marco arrivò ad Alessandria d'Egitto trovò una città fiorente e cosmopolita. Alessandria era un grande centro culturale, soprattutto per le sue scuole e soprattutto per quelle istituite da Tolomeo I, la scuola del museo, che conteneva oltre 300.000 volumi che abbracciavano ogni branca del sapere. San Marco ad Alessandria subì il martirio a causa dei pagani che non accettavano che San Marco parlasse di Gesù, convertisse i gentili. Così un giorno, mentre San Marco con i diaconi cristiani, i presbiteri, stava celebrando la messa di Pasqua, una folla di seguaci del dio pagano Serapi catturarono San Marco, trascinandolo legato per le strade della città e lo misero in prigione. L'indomani lo torturarono ancora e morì. I cristiani fortunatamente riuscirono a seppellire il corpo nella roccia scavata sotto l'altare. San Marco, il fondatore della Chiesa di Alessandria d'Egitto, è anche il patrono di Venezia perché nell'828 dei mercanti veneziani giunti ad Alessandria d'Egitto riuscirono a trafugare le reliquie di San Marco e a portarle a Venezia. Nel giugno 1968, in occasione dell'anniversario del 1900 anni del martirio subito dell'Apostolo Marco, su richiesta del Patriarca Cirillo VI, Papa Paolo VI autorizzò la Chiesa di San Marco di Venezia a restituire un frammento dell'osso di San Marco alla Chiesa di Getto. Oggi la reliquia dell'apostolo fondatore della Chiesa copta è custodita nella cattedrale del Cairo.